Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte. Innovazione e leadership hanno fatto da filo conduttore dei convegni e delle cerimonie di premiazione del 2019. Questo galà ha rappresentato la sintesi delle categorie premiate durante l'anno. Durante la cerimonia condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell'attore showman Germano Lanzoni, le Fonti ha omaggiato una delle categorie più amate e seguite, lo sport. Tra i premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte, il campione dell'Inter Esteban Cambiasso, che ha trionfato nella categoria Miglior Talent Calcio in TV. L'eccellenza dell'anno, ricerca e sviluppo, strumentazione di processo. The winner is... Terranova! Terranova che è anche una bellissima razza canina, Terranova, che va a prendere... Sì. Tu ami i cani o i gatti? Di più i gatti, ma amo gli animali in generale. Allora, ho già speranza. Sì, leggiamo. Per essere un'eccellenza, capo di tre importanti brand che rappresentano la storia italiana nella produzione di strumentazione di processo, per aver investito nella ricerca, nello sviluppo, puntando sull'aggiornamento e il mantenimento delle certificazioni, sulla riduzione dei costi e il raggiungimento di un know-how d'avanguardia. Complimenti, bravissimi. Grazie, credo che sia la family. Complimenti, grazie. È sempre una bellissima... Bravissimi, complimenti. Esperienza. Signora, grazie, un onore, davvero. Grazie, mi raccomando, che adesso ho la baracca, ce l'hai tu. Esatto. Ecco. Sergio Luciano Valletti, Managing Director di Terranova, a lui e all'azienda il riconoscimento come eccellenza dell'anno, ricerca e sviluppo, strumentazione di processo. La motivazione di questo riconoscimento, per essere un'eccellenza a capo di tre importanti brand che rappresentano la storia italiana nella produzione di strumentazione di processo, per aver investito nella ricerca e nello sviluppo, puntando sull'aggiornamento e mantenimento delle certificazioni, sulla riduzione dei costi e sul raggiungimento di un know-how d'avanguardia. Che cosa significa per un'azienda controllo di processo? La storia della società nasce con il brand Valcom, perché oggi Terranova è un gruppo che racchiude tre brand, Valcom, Spriano e Mecrela. E Valcom nacque proprio con l'esperienza nello sviluppo della strumentazione per l'industria della carta. Quando si vede un prodotto sul nostro tavolo, che possa essere un foglio di carta, un quaderno, e noi vediamo che i fogli di carta A4 che usiamo per i nostri stampanti, con una determinata grammatura, peso, eccetera, eccetera, sono tutti uguali, non ci chiediamo il motivo. In realtà è il risultato di un processo produttivo che, per garantire quegli standard di qualità, deve tenere monitorate tante variabili di processo, in primis pressione, temperatura e livello di vasche. E lì intervenite voi. E lì entriamo noi con la nostra strumentazione, che ti dice che per avere un prodotto giusto la pressione deve essere a 10 bar, la temperatura controllata di 42 gradi più o meno 1 e il livello della vasca non deve superare il 1,25 centimetri, perché altrimenti il processo non si sviluppa con la qualità e le caratteristiche che dovrebbe avere per essere classificato A o ottimo o performante. Massimo rating, ci fa un altro esempio affascinante come quello della carta? Ma io vedo i suoi occhiali, ad esempio, derivano da un processo sicuramente dove un prodotto che è il petrolio viene raffinato e in base ai gradi di raffinazione si ottengono diversi tipi di derivato. Tanti derivati vanno a formare diciamo, materie prime per il processo della plastica, chiamiamola così. Oggi sappiamo quanta attenzione ci sia verso questo processo, ma consideriamo che comunque ci sono ancora moltissimi processi e ci saranno ancora che avranno prodotti plastici come prodotti finiti. Per ottenere quello stampo con quelle tolleranze sulla lente c'è bisogno non solo di stampi, processi meccanici, ma anche di processi produttivi. E anche qui le temperature di fusione della plastica, piuttosto che le pressioni in cui una pressofusione deve essere eseguita e quant'altro, fanno pensare ai nostri prodotti. Ma lo stesso vale per il settore alimentare. Penso a grandi nomi. In Italia ne abbiamo tanti, perché diciamo che una delle eccellenze poi è quella l'agroalimentare. Esattamente,
Penso al settore dell'oil and gas, penso al settore navale, per cui abbiamo un'ottima introduzione ormai fin dagli anni 80 e 90, per cui per far stare a galla una nave e per controllarne il carico-scarico servono parecchi misuratori di livello, casse zavorra, pressioni, tubazioni, manifold. Quindi è un'attività assolutamente trasversale che serve ogni tipo di settore economico-produttivo e naturalmente per servirli tutti al meglio è necessario che voi investiate molto in ricerca e sviluppo. Quanto e come? Allora, ho fatto due calcoli anche su quest'anno preparandomi per l'intervista, ma diciamo che è stato un esercizio che è semplicemente servito a farci capire che stiamo andando ancora nella direzione giusta. I nostri investimenti sono pari al 7% del fatturato e avendo noi un ufficio di ricerca e sviluppo interno all'azienda, è facile, diciamo, dire dove investiamo, perché non solo nel personale che viene dedicato a questo tipo appunto di mansione, ma anche a consulenze esterne che ci aiutano ovviamente in quella parte, in quegli expertise che noi all'interno non possiamo avere. Non potete coprire tutto, certo, ovviamente. Comunque una piccola media impresa, perché questa è la realtà. E quindi da lì studi di prototipi, prototipazioni, prove di produzione. Noi facciamo tutto lo sviluppo, dalla meccanica all'elettronica, allo sviluppo firmware e software. Quindi diciamo che è fondamentale per noi mantenere questa cifra di investimento, perché i nostri competitor sono multinazionali e se noi non siamo dinamici e veloci e snelli da questo punto di vista, non potremmo competere oggi, semplicemente. Per voi questo è il secondo riconoscimento che vi viene attribuito dalle fonti. Che cosa vuol dire essere sempre, se vogliamo, sulla cresta dell'onda grazie anche ad un riconoscimento che arriva da un grande gruppo operante nel settore dei media? Che cosa vi dà questa visibilità, se vogliamo? Allora, ci dà soddisfazione da condividere con tutto i collaboratori, tutto il personale dell'azienda, che non bisogna assolutamente dimenticare, specialmente in queste occasioni. Ci dà dell'emozione, devo dire la verità, perché comunque è un riconoscimento e nella vita bisogna imparare ad apprezzare i riconoscimenti quando vengono dati. Ma poi, tornando a casa e guardandosi allo specchio, io penso che stasera penserò a quello che ho pensato esattamente 2 anni fa. Cioè che siamo consapevoli di avere fatto molto, ma siamo anche consapevoli di non avere fatto nulla. Perché se penso a tutte le situazioni in fase di sviluppo e progetti che abbiamo in mente, allo stato attuale è paradossale pensare ad un premio ora per quanto abbiamo in mente. Quindi mi piace leggere questo premio semplicemente con il fatto di esserci, ci siamo. E esserci vuol dire due cose fondamentalmente. La prima è aver resistito a difficoltà settoriali di mercato, che sono indiscutibili, soprattutto per aziende di dimensioni come la nostra, e a difficoltà congiunturali che possono avere riguardato una particolare distribuzione di un canale di vendita, piuttosto che un prodotto che si pensava performasse e non ha performato. E quindi diciamo che la dinamicità, il dinamismo che ci ha caratterizzato ci ha permesso di essere ancora qua. L'altro aspetto, che è ancora più significativo, io credo, significa che se siamo qua vuol dire che abbiamo resistito alle tentazioni di essere inglobati, incorporati, aggregati a strutture più grosse, con molti più mezzi della nostra, come purtroppo è successo a molte attività e aziende italiane negli ultimi 10 anni. Quindi diciamo, per concludere, che per voi è ancora piccolo e bello, e mantenere anche un'indipendenza e un'autonomia è un valore che naturalmente è importante anche per il territorio nel quale si opera. È fondamentale, tant'è vero che dopo la fusione del 2017 ci siamo dati il nome Terranova, che è il nome del paese dove diciamo portiamo avanti la maggior parte delle attività, da produttiva a commerciale.